Piccoli lampi di azzurro nel cielo grigio. Questo è il titolo della pillola di oggi di allenarsi al futuro ed è anche un feedback, un resoconto rispetto all'incontro di ieri all'Università di Bari, Facoltà di Economia, grazie al professor Giuseppe D'Ammacco, un docente illuminato della nostra università che non rinuncia mai a procurare occasioni di confronto e di incontro ai suoi studenti. Una figura importantissima per aprire un po' le menti di questi ragazzi a cui ho chiesto in apertura del nostro incontro di presentazione del libro Generazione Boomerang, ma più in generale dei temi legati al lavoro e alla necessità appunto di allenarsi al futuro, quale fosse il loro sentore per il futuro, una definizione, un colore. Quando siamo arrivati a un colore, la gran parte della classe mi ha risposto grigio, grigio scuro. Ecco, i nostri ragazzi vedono il futuro così e la responsabilità è anche quella delle nostre generazioni, delle generazioni precedenti che hanno contribuito a creare questo clima di scarsa fiducia verso il futuro. Tutto ciò che abbiamo fatto ieri in un incontro e che facciamo ogni giorno qui in questa palestra virtuale, ma su Laboradio, sul canale di Laboradio ormai da 7 anni a questa parte, è quello di provare ad aprire piccoli squarci di azzurro in questo grigio scuro. E come si fa? Non è facile, perché bisogna in qualche modo, tra virgolette, disinquinare le menti rispetto ad un preconcetto, a degli stereotipi, a dei messaggi che la famiglia, l'ambiente, i media trasmettono rispetto alla difficoltà, che non è da negare. La difficoltà del mercato del lavoro c'è, esiste, il mercato è sempre più competitivo e non basta più il titolo di studio, non basta più essere bravi, bisogna fare di più, dare di più, bisogna essere aggiornati, bisogna avere continuamente voglia di imparare nuove cose, perché il valore della facoltà, della volontà di apprendere continuamente nuove cose sarà più importante in assoluto di tutti gli altri, anche delle conoscenze che si acquisiscono e che per la velocità dei cambiamenti hanno un'obsolescenza molto, molto rapida. Cosa possiamo fare per loro allora? Possiamo raccontare questi scenari non negando che sia tutto estremamente difficile, ma dicendo anche che ci sono tantissime opportunità che non vengono colte perché siamo abituati a guardare il lavoro con uno stereotipo, quello del curriculum, del colloquio, di finire in un'azienda e non ci apriamo verso altre forme più flessibili, quelle che oggi il mercato richiede. Dobbiamo dare esempi, esempi positivi, esempi di traiettorie difficili, forse eroiche, ma possibili, come quelle che sono contenute all'interno del libro Generazione Boomerang. E poi dobbiamo ascoltarli. Ieri, ragazzi, mi hanno fatto tantissime domande rispetto al tema del futuro, al tema di come mettersi in gioco, il tema di come percorrere i propri sogni e di come poter in qualche modo mentalmente rinunciare ad una prospettiva di garanzia, di un posto, magari di un posto fisso, per aprirsi ad un terreno molto difficile, melmoso e minato come quello del freelance, della libera professione, dell'imprenditoria. Ecco, c'è bisogno che quelli della nostra generazione possano dialogare con loro, possano ascoltarli, possano dare dei piccoli consigli soltanto dettati dall'esperienza accumulata, ma possano confrontarsi e possano imparare da loro. Questo scambio intergenerazionale ci potrà portare lontano, non dobbiamo mai rinunciare. E questo spero che sia arrivato a loro. L'abbiamo fatto attraverso narrazioni, scenari, testimonianze. Un piccolo incontro di 3 ore forse non cambia la vita, però può sicuramente aprire e accendere una lampadina, accendere una scintilla che io spero possa sempre diventare fuoco da parte di qualcuno che è disposto ad uscire da quella zona di comfort, dallo stereotipo e a mettersi in gioco. Buona giornata e buon lavoro a tutti.